Bentrovati e bentrovate dal vostro Andrea Cartotto. Una brevissima introduzione a quello che state per vedere, perché ho fatto una piccola scoperta in un luogo altrettanto piccolo, un comune che si chiama Fobello, in Valsesia, circa 200 residenti. Qui giacciono le spoglie di un personaggio che ha fatto la storia del nostro paese e dell'automobilismo nazionale e mondiale. Scoprite tra qualche secondo nelle immagini in quale luogo, e mi trovo qui rispettosamente, in quale luogo di silenzio e preghiera io mi trovi. Bentrovati e bentrovate dal vostro Andrea Cartotto. Non vi fate ingannare dalle immagini che stiamo osservando di un luogo per certi versi lugubre di silenzio e di preghiera, perché quello che stiamo vedendo è sì un cimitero di montagna, di fatto, perché siamo in Valsesia, verso l'Alta Valsesia, ma siamo a Fobello. Mi sposto piano piano, perché siamo a Fobello e il luogo che vediamo ha molto a che fare con la storia dell'Italia e dell'automobilismo nazionale e mondiale, perché qui, oltre alla abitazione, riposano le spoglie di Vincenzo Lancia, il cavalier Vincenzo Lancia. Sì, avete capito bene, eccoci qui, le spoglie di Vincenzo Lancia e dei suoi eredi. Parliamo proprio di colui che ha dato vita al marchio di fama mondiale delle automobili, tuttora in produzione, Lancia, auto dei presidenti della Repubblica, campione del mondo dei rally, fine anni 80, inizio anni 90, insomma sicuramente un personaggio che ha contribuito alla storia del nostro paese.